che cambiamenti ha visto da un punto di vista economico nel medio e lungo periodo? Beh, io seguo l'indagine sui consumi delle famiglie di Torino ormai da parecchi anni, l'osservatorio ne ha addirittura 20, ma diciamo anche nell'ultimo periodo più prossimo, quello più vicino alla crisi economica che noi abbiamo avuto, si è visto che la compressione della spesa sui consumi ha fatto sì che le famiglie dovessero rinunciare ad una parte del bilancio familiare dovuto a spese più voluttuarie e concentrarsi soprattutto sulle spese indispensabili come il cibo, l'alimentazione. Adesso sembra intravedersi una leggera ripresa, almeno nel 2014 e nel 2015, per cui anche questi aggregati sono stati meno pesanti appunto sul bilancio, sulla spesa. Le persone hanno potuto dedicare un po' più delle loro risorse alle vacanze oppure ai pasti fuori casa, si sono sentite un pochino più leggere. La situazione è migliorata o è peggiorata nel corso di questi ultimi due anni? Beh, è difficile dirlo con grande precisione, nel senso che un miglioramento l'abbiamo intravisto anche se di piccolo ammontare ancora. I risultati che abbiamo raggiunto sono risultati promettenti perché segnalano una piccola risalita che però si sussegue, diciamo, a un periodo di declino abbastanza pesante, abbastanza intenso che è avvenuto dopo il 2008.